che vogliamo raccontarvi con questo filmato è una storia un po' speciale. Si parla molto del distacco dei cittadini dalle istituzioni e dalla politica e della lontananza della gente dall'Europa, vista come un'istituzione fredda e burocratica, quasi inutile. Per comunicare il suo disagio e raggiungere il cuore della gente, Tiziano Motti ha scritto una canzone. Eletto un po' a sorpresa nel 2009, dopo una travolgente campagna elettorale, il parlamentare reggiano a Strasburgo ha rotto ancora una volta tutti gli schemi, proponendo col suo disco un messaggio forte e chiaro sul disagio della gente comune e lanciando un'opportunità ai giovani DJ e ai rapper. Sento questi due soggetti alla mia destra e alla mia sinistra, che sono usciti dal Bronx. Domenico è un bravissimo musicista, chitarrista, rock, ed è anche il mio direttore artistico di questa iniziativa dell'intero obiettivo. Invece Andrea Basile è un bravissimo regista, perché ha fatto dei video di Luca Carboni, di Ligabue e altri artisti. Da quando ha fatto il mio avrà problemi professionali, quindi Mario Fargetta e Stefano Fisico, assieme al suo collega Mickey UK, che oggi non è più con noi, ma però è, hanno fatto versioni remix di questo brano che si trovano già su iTunes assieme al brano originale. Io direi che ci guardiamo il video musicale e dico che cos'è questo talent, cioè alla fine di questa operazione il coinvolgimento dei giovani, quale sarà? Che farà? Chissà qual è la verità, perché nel cuore forse sa quello che fa, però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte nella via, un altro lo rincorre, non sai che cosa sia, è il primo che ha rubato, il secondo ruberà, se vuoi aiutare il buono, tra loro chi sarà? La verità, quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità. La verità, quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità. Nelle parole chiare che non leggi più, nei bei salotti e nei dibattiti TV, mentre c'è gente fuori in strada che non sa neppure se quest'altro mese ce la fa. Quando chi è in alto non si ricorda più che poi alla fine della storia ci sei tu. Come le è venuta l'idea di sovvertire quello che è il protocollo di questa istituzione così importante con un'iniziativa così nuova? Ho voluto fare questa cosa un po' particolare per essere un eurodeputato, un parlamentare, cioè per dare la possibilità a chi ascolta poi di trarre le proprie conclusioni eventualmente, oppure di fare una riflessione e anche di partecipare a quel talent che abbiamo indetto per i giovani, in modo che possano scaricare le tracce del brano, possano fare la propria versione. L'invito che ho lanciato ai giovani rapper o ai ragazzi che si vogliono cimentare nel rap, di sostituire il mio testo, o meglio integrare il mio testo con un loro testo rap, perché quello che voglio fare è sentire cosa ne pensano loro, cioè voglio sentire cosa mi dicono i ragazzi in strada cantando sulla mia base musicale, e voglio proprio sentire cosa si aspettano i giovani dai loro rappresentanti e dall'Europa. Per questo è comunque, anche se è un'iniziativa di tipo diverso rispetto a ciò che di solito si sente dire fare un europarlamentare, parlare alla gente con un linguaggio magari non tipico e attendersi dalla gente soprattutto una risposta, e quindi instaurare un vero dialogo. Questo non è politichese, è per questo che mi piace.
Che esperienza è stata questa accanto a Tiziano Motti per creare un brano che probabilmente è un po' differente dal gusto musicale che lei di solito pratica? Devo dire che lo ringrazierò per sempre per avermi portato al Parlamento Europeo, che mai poi mai probabilmente ci sarei arrivato per i fatti miei. Una bellissima esperienza qua, ho sposato il progetto di Tiziano perché comunque ci credo nella politica che ha fatto in questi 5 anni qui. Mi dispiace che non si ricandidi, ma probabilmente ha altri progetti per la testa. Ho aderito a questa iniziativa perché comunque la canzone mi piaceva, in ogni caso ho trovato interessante la canzone e secondo me c'erano le basi per fare un remix dance e quindi ho realizzato questa versione pop dance e speriamo che questa versione che all'interno di questo CD singolo possa fare alzare le vendite e dare maggior contributo alla beneficenza che Tiziano vuole fare sia al Telefono Azzurro che all'UNICEF. Stefano Fisico, uno dei DJ chiamati da Tiziano Motti a creare una versione remix di La Verità. Cosa l'ha colpita di questo brano e come lo ha reinterpretato? Allora, intanto mi ha colpito, prima del brano, mi ha colpito l'energia che Tiziano aveva per questo progetto. Questa cosa mi è piaciuta molto, da lì ho ascoltato il brano, l'ho valutato insieme al mio socio Mickey UK, con cui facciamo sempre remix insieme. Da lì abbiamo costruito il tutto ed è nata una versione appunto molto dance che appunto suonerò anche su Radio Italia, sulla musica italiana dove lavoro, dopo il mio programma appunto Radio Italia Club, che partirà già questo sabato e in cui daremo poi la possibilità a giovani producer di fare altrettante versioni che ovviamente passeremo e valuteremo poi in base a diversi contest che ci saranno, quindi tutto molto positivo. Magdi Cristiano Allam ha seguito con attenzione questa iniziativa che direi che sia assolutamente unica. Cosa ne pensa? Ma io gli devo innanzitutto tirare le orecchie perché ci ha messo 5 anni perché si scoprisse questa sua vena artistica. Cioè si è sempre comportato da perfetto parlamentare europeo impeccabile, caratterizzandosi anche con delle iniziative serie proprio a difesa dei minori, a difesa delle donne che gli fanno onore. Grazie. Ma voglio aggiungere che vedendo proprio questo video mi sono identificato su una concezione di fondo della vita, cioè l'appassionata ricerca della verità, salvaguardando sempre e comunque la libertà. Concludo dicendo questo, che il Parlamento europeo ha bisogno di persone come te, quindi che ci mancherai. Comunque ci impegneremo affinché questo messaggio non venga mai meno. Sono i giornalisti che le cantano i politici, questa volta invece le ha cantate il signor Motti che fa il cantante, cantante imprenditore e che adesso avrà probabilmente... E poi una storia di Berlusconi al contrario, no? Cioè Berlusconi inizia a cantare sulle navi e poi fa politica. Lei invece fa politica e adesso torna a cantare. Radio Italia solo musica italiana. Un'amica che ti tiene compagnia. Ma chi è l'amica? Un'amica? È un'amica. Sempre le donne pensate. È sempre così. Radio Italia, com'è che fa? Ti regalerà la felicità. Radio Italia solo musica italiana. Ma che c'entra? Siamo venuti a Strasburgo. Vabbè, però la parte italiana, visto che stiamo promuovendo anche il nuovo disco di Tiziano, ma ci siamo. Ascoltare Radio Italia. Sabato sera Radio Italia Club intorno alle 11 passa la versione remix mia. Settimana prossima di Mario Fargetto a cui passo il microfono. Guarda, mi metto anche così. Io dove lavoravo? Yeah. Non mi ricordo dove lavoravo a Radio DJ. No, io invece passerò la versione remix di Tiziano nel mio podcast, il programma mixato che va tutte le settimane dappertutto, in rete, chi lo vuol sentire. Sono molto contento e vi ricordo che mi tiene il microfono, certo. Che l'importante è essere... Messi! L'acqua che cade...
che è la grande metafora dello spreco europeo, l'acqua che cade. Si legge da sinistra a destra, no, però. Sto leggendo questo qua, il no dell'Europarlamento alla parità di genere. Vabbè, dai, non mi scocciare, ma ripassa la linea a qualcun altro. Dai. La linea, ma non c'è la linea, non è in diretta, quale linea? Che farà? Chissà qual è la verità, perché nel cuore forse sa quello che fa, però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte nella via, un altro lo rincorre, non sai che cosa sia. È il primo che ha rubato, il secondo ruberà. Se vuoi aiutare il buono, tra loro chi sarà? La verità, quale sarà? La verità è che forse non c'è la verità.